E ancora una volta ci speravano. Erano lì. Dai, dai che pareggiano. Dai che questa volta non vincono. Dai, 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 col telefono in mano. Un'altra volta. Io ho visto la partita più corretta da una parte e più scorretta dall'altra. Vi spiego perché. Il Verona, che da quando ha segnato il gol dell'1-1, in realtà non ha segnato il Verona il gol dell'1-1, però ok, si è messa a perdere tempo su ogni cosa. Minuto 31 del primo tempo, calcio di punizione per il Verona, e mi ricordo Tamese che tira un calcio alla palla e la manda fuori. 31esimo del primo tempo, a un'ora dalla fine della partita. Io mi chiedo, ma sapete cosa? Io l'ho detto in live, ho detto che poi quando la pubblicherò domani avrete anche modo di poter controllare. Ho detto, volete vedere che quando all'85esimo sarete sotto 2-3-1 perderete tempo e vi lamenterete perché lo perdiamo noi? Detto fatto, queste sono le cose che mandano in bestia. Poi, se l'altra squadra a sua volta ti perde tempo, dopo però stai zitto. Ha avuto una serie di 4 calci d'angolo il Verona, tra quando la palla usciva e quando Miguel Veloso tentava di mettere il cross per due, ci passavano come minimo 25 secondi. Non so se avete capito bene, 25 secondi. Prende la palla, la mette lì. Avanti, indietro. Dopo, quando Tonali gliel'ha messa nel culo, palla, ma anche la rincorsa prendeva. No. Allora, però non ti lamenti poi. Non ti lamenti poi. Veniamo alla partita. Partita giocata male. Partita che poteva essere giocata meglio. Però devo anche, prima che mi insultiate, dare una motivazione a quello che ho appena detto. La motivazione è che, stranamente, le squadre cambiano allenatore sempre prima di giocare con noi. L'anno scorso lo cambiò l'Udinese prendendo Cioffi dopo che aveva in panchina, ora non mi ricordo. Cambiò allenatore e puntualmente pareggiamo 1-1. Lo cambiò la Salernitana prendendo Nicola e puntualmente pareggiamo 2-2. L'ha cambiato stasera il Verona e, devo essere sincero, abbiamo rischiato. Abbiamo rischiato e siamo stati a una traversa da trovarci sotto. Poi comunque alla fine il Milan è uscito fuori, ha avuto l'occasione, forse la più nitida occasione che ha avuto nel secondo tempo, l'ha sfruttata e l'ha buttata in porta. Ed è quello che vado sempre a rompere i coglioni a questa squadra, lo dico sempre. Ci sono squadre, come quando si è vinto con l'Empoli, che ti fanno tirare in porta 20 volte a partita, e allora se tu lo sbagli si ti frustra, però poi sai che lo fai. Squadre come questa, che in porta ci hanno fatto tirare, per carità, però non così tante volte. E tra l'altro, tolti 2 gol, tiri in porta, uno da fuori e tu da dentro, tra cui uno di testa, dove ha fatto una gran parata, però insomma era sempre un tiro molto generoso. L'unico tiro dove veramente dovevamo fare gol l'abbiamo fatto, quindi su quello... Finalmente il Milan deve un po' migliorare su quella cosa, l'ho sempre detto, l'ho detto l'anno scorso, quando abbiamo alzato lo scudetto, ho detto che il Milan in fase realizzativa deve un po' accelerare, e oggi finalmente è arrivata quella partita noiosa dove tu hai poche occasioni, però l'abbiamo sfruttata e questa mi piace. Allora, devo bocciare qualcuno, boccio Gabbia a pieni voti. A parte che devo bocciare Giroud. Tonali fino al gol era uno tra i peggiori del Milan, e questo lo sapete. Gabbia, un tiro innocente ha fatto Gunter. Gabbia ha voluto metterci il piede per forza, se l'ha buttata in porta, poi ha fatto anche altri errori perdendosi marcature, non andando a prendere, vabbè,
stronzate enormi. E oggi magari non bocciarlo come ho bocciato alcuni altri giocatori, però mettiamo cartellino giallo a Hernandez, mettiamola così, perché oggi Hernandez non mi è piaciuto, soprattutto nel primo tempo, dove ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare una triangolazione con Leao, un tiro, ha sbagliato veramente tutto, si è fatto anticipare, cose varie. I cambi si sono rivelati funzionali, perché Bennacer, quando entra dalla panchina, è un giocatore trasformato. E mi è piaciuto soprattutto l'ingresso di Chou. Quei ragazzi, questo. Io non capisco perché, durante questo lungo periodo di assenze, perché Kier rientrerà non contro il Monza, che la partita dopo stia giocando gabbia. Io non faccio una provocazione adesso. Se avesse giocato Chou dal primo minuto, come sarebbe finita sta partita? Great question. Great, great question. Tomori ha fatto la sua... Tomori ormai, se non fa una sbrigolata a partita, non è contento. E mi è piaciuto molto Adli. La stagione sta andando bene fino adesso, quindi diciamo che molti mi hanno detto ma se Adli avesse giocato di più... Se Adli avesse giocato di più, non credo che sarebbe cambiato qualcosa. Però Adli, secondo me, ha bisogno di più fiducia per far cambiare qualcosa in futuro. Quello sì. E qua faccio un'altra provocazione. Quest'estate dissi: il Milan sta trattando Renato Sanchez, si è fatti nomi di qui, nomi di là. E detto però, un centrocampista stile che sì, che Milan potrebbe prendere senza dover sborsare cifre astronomiche, è Tamese del Verona. Ma che dici? Ma è scarso? Ma là, paravà, 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 paravà. Uscito Tamese stasera, il Verona è morto. Poi ha avuto quell'occasione sul finale perché portava 11 uomini in area. Capite bene anche voi che è probabile che tu abbia qualche occasione, ma quelle più clamorose le butta quando era in campo. Non facevano errori a centrocampo, avevano più copertura, chiudevano i passaggi. Poi si è fatto male e tante cose nel Verona sono venute a mancare, tra cui quella che poi ha portato il gol. Quindi io ritirerei fuori quello che ho detto quest'estate e lo rivaluterei un secondo. Detto questo, le provocazioni sono finite. Il Milan ha tolto la Champions League, che è tutto un capitolo a parte. Da qua al Mondiale ha un calendario, penso abbia il calendario più semplice di tutte le squadre, perché c'è la Fiorentina all'ultima, poi c'è il Monza la prossima, c'è lo Spezia in casa, un sacco di partite abbastanza semplici. Beh, io penso che tutte le squadre che affronteremo sono dalla decima in giù, e qua sono le partite che vanno vinte, sono le famose partite che dico sempre: ragazzi, se la squadra sta dall'ottava casella della classifica in giù, se tu ci pareggi è come se tu ci avessi perso. Puoi pareggiare con l'Inter, puoi pareggiare con Juve, puoi pareggiare con Napoli, puoi pareggiare con la Lazio, con la Roma. Posso dirti, puoi anche pareggiare con l'Atalanta, cosa che è successa. Ma se mi va a perdere con la tredicesima, a questo punto non hai più scuse. Iscrivetevi al canale YouTube, canale Twitch, seguitemi su Instagram. Ci vediamo domani con la reaction. Domani è lunedì, quindi ci vedremo anche con GTA. E vedo se riesco a portarvi anche un videozzo della Weekend League, che già ve ne ho portato uno ieri, e vi consiglio di andarlo a vedere, perché FIFA 23 quest'anno ti dà del filo da torcere. Grazie ragazzi, sempre forza Milan, i campioni dell'Italia siamo sempre noi. Eravate pronti con i messaggi stasera, eravate pronti, e invece... Sorry. Per quanto riguarda il Milan, ci vediamo per Milan Monza, dove tornerà Maignan, se Dio vuole. Bacioni.